è un po' anche una caratterizzazione del mio impegno politico, di premessa al lavoro che noi abbiamo intenzione di fare. Guardate, leggerete sui giornali tanti dibattiti, tanti impegni, tante considerazioni in questi giorni. Io vi dico, è dal mio punto di vista, ma trovo una proposta debolissima sia da parte della sinistra che da parte della destra. Ma non solo per il fatto che noi siamo da soli, con una legge elettorale che non invita ad andare da soli. È una esperienza più temeraria che coraggiosa la nostra, ma oggettivamente io trovo una debolezza immensa di comunicazioni che sembrano venire da Marte, che non si rendono conto per niente di quella che è l'Umbria, i suoi problemi, a che punto è, può andare da qualche parte, questo è un punto di domanda che nessuno si pone. Sdraiati, adagiati in una situazione che ha necessità enorme di superamento, privi di identità, e credo che questo problema, Paola, noi lo dovremmo porre con forza, perché noi abbiamo uno statuto regionale che presuppone che l'Umbria sia nata solo nel 1861. 2500 anni di storia importantissima, gloriosa, vengono completamente trascurati e ci danno una povertà identitaria che crea e comporta tutta un'altra serie di problemi. A cominciare da quelli della sicurezza, perché non sappiamo chi siamo e abbiamo paura dell'altro. Comunque, ma non solo di quello che viene da fuori o di quello che ha un altro colore di pelle, ma anche del vicino di casa. Se ne va la coesione sociale. E questo è un problema grosso che noi dobbiamo porre all'attenzione della politica, perché siamo entrati nel terzo millennio, è cominciato il ventunesimo secolo, contemporaneamente al terzo millennio. Viviamo un'altra storia, dobbiamo avere la possibilità di guardare lontano. L'Umbria, in passato, nei suoi secoli di storia, non è mai stata una Cenerentola, ha sempre saputo guardare lontano. Non cominciamo adesso ad avvilirci, abbiamo le capacità per fare le cose in grande. Dobbiamo capire prima chi siamo e dobbiamo ridiscutere la nostra identità. Dobbiamo chiarire un altro aspetto, e è una contrapposizione questa, oggettivamente, sia nei confronti della cultura della sinistra che nei confronti della cultura della destra. Dice, ma la cultura della destra non si manifesta. Si manifesta. La destra ha vinto le elezioni amministrative in comuni molto importanti del nostro territorio ultimamente. E il metodo di gestione del potere è identico a quello della sinistra. È una concezione del potere e egemonia. Noi siamo qui, siamo i padroni. Si interrompe il contatto con la società, si chiudono le porte, non c'è comunicazione, non c'è ascolto. Noi A me l'hanno insegnato, io vorrei continuare a trasmetterlo. A noi mi hanno insegnato che il potere è servizio, a disposizione della comunità, dalla mattina alla sera e notte compresa. Chi fa una proposta all'elettorato la fa per andare incontro ai problemi della società, non per risolvere i propri problemi personali. Mi meraviglio, non mi meraviglio della cultura egemonica che alberga ancora nella sinistra, è una derivazione di un'impostazione culturale gramsciana che ancora permea completamente questo stato di cose, che crea rapporti di dipendenza eccessiva fra il potere politico e l'economia, che impigrisce l'economia, che non gli permette di avere il coraggio di camminare da sola e di tentare di volare alto.
è un problema da affrontare seriamente, è un problema di rapporti con la società, di rispetto della società, che noi dobbiamo porre assolutamente. Poi c'è un altro problema che noi dobbiamo porre, ma fortemente, ma con decisione, perché ne va dell'interesse e del benessere di tutti, il soggetto e l'oggetto della politica. Per noi il soggetto e l'oggetto della politica è la persona. A sinistra e a destra, anche a sinistra, e questo è il colmo, è diventato l'individuo, con tutte le deformazioni che ne conseguono, con una dissociazione totale, con una crisi della società che non trova i motivi sufficienti per stare insieme, per avere il piacere di stare insieme. Siamo di fronte alla esaltazione degli ismi, il radicalismo, il libertinismo, il laicismo, l'individualismo, l'edonismo, il consumismo. Sono le tavole della legge di Scalfari e di Pannella, che hanno culturalmente invaso l'Italia, hanno devastato la cultura politica a sinistra e a destra e ci lasciano nella sfiducia, nella disperazione a volte, nella incapacità di immaginare, mi riferisco ai giovani soprattutto, che domani mattina il sole possa risorgere un'altra volta, risorge forse per fare che cosa? E chiudo con un po' una descrizione di me stesso, di come vorrei essere io. A me l'impegno politico è sempre piaciuto tanto. Mia moglie, che a volte l'ha sofferto, perché l'impegno politico significa stare molto spesso insieme alla gente, quindi stare fuori di casa, lo definisce una vocazione. Non lo so se può avere un valore così elevato, probabilmente no. Però in un certo senso corrisponde al vero, ma per un imperativo morale che mi porto dietro. Io mi sono sempre presentato e continuo a presentarmi come un cristiano impegnato in politica. Capisco bene il valore, la responsabilità e i rischi di un'affermazione del genere, perché intanto prima di tutto si chiede una testimonianza evidente, non a chiacchiere e basta, ma nei comportamenti. E questo è un imperativo categorico per me. E lo è soprattutto perché questo mi dà la possibilità, la testimonianza che da sola non sarebbe politica, ma che se non c'è prima non potrebbe far esistere la politica, la possibilità di fare un discorso che cerchi di guardare lontano, di guardare al domani, di essere un po' profetico, se vogliamo, speriamo che i profeti non si arrabbino, ma di creare le condizioni della speranza. Ecco, io ho accettato di impegnarmi in questa corsa, che non è facile, riscontrando però apprezzamenti e simpatie che danno tanto coraggio. La vostra presenza questa sera qui è un'ulteriore iniezione di coraggio e di voglia di andare avanti. Andare avanti per fare che cosa? Per continuare a testimoniare dei valori che io ritengo fondamentali, se permettete, che purtroppo in una stagione come questa ritengo unici, che non hanno un grande ascolto nella deculturizzazione della società che è stata prodotta durante tutti questi ultimi anni, ma che io credo che ad un certo punto tutti quanti andranno a ricercare, perché sono gli unici valori che danno la possibilità di continuare a sperare, sono gli unici valori che danno la possibilità di aver voglia di continuare a vivere. Grazie.